Fedeli, continuiamo il nostro percorso di approfondimento del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Per poter comprendere il significato e l'insegnamento di queste parole, bisogna però predisporre il cuore e lo spirito per lasciarsi penetrare da esse. Soltanto così potremo veramente capire il messaggio profondo che da 2000 anni Gesù continua a donarci, per accrescere la nostra fede e la nostra totale fiducia in Lui, senza scandalizzarci del suo operato e del suo modo di agire e di porsi. Gesù irrompe nella storia dell'umanità rivoluzionando un modo di agire e di rapportarsi con le persone e con Dio stesso, insegnando l'opposto di quello che i detentori della legge e i farisei avevano sempre insegnato fino ad allora. Ecco perché Gesù viene riconosciuto come colui che insegna cose nuove e le trasmette in maniera totalmente opposta. Ma nello stesso tempo veniva sminuito e non compreso nella sua figura, nonostante i miracoli, specialmente dai suoi conterranei e parenti, coloro che avrebbero dovuto per primi comprenderlo e amarlo, essendo per loro motivo di vanto. In realtà, per questi è stato motivo di scandalo, perché non hanno aperto il cuore alla voce e all'azione dello Spirito, ma hanno voluto giudicare l'operato del cielo che in quell'uomo si manifestava con il metro di giudizio del mondo, e temendo per la loro credibilità, davanti al mondo si sono vergognati di lui, non accogliendolo e non credendo che fosse il Messia tanto atteso. Ma ciò nonostante, come dice il Vangelo, ha operato miracoli guarendo alcune persone. Ecco l'infinita misericordia di Dio, che dopo tutto si dona per amore dei suoi figli. Tante volte, cari fratelli, ci troviamo a vivere momenti di difficoltà a causa della nostra fede, a causa del nostro frequentare la piccola culla del bambino Gesù, a causa del nostro essere fedeli di questa madre chiesa. Coloro che più di altri attaccano sono soprattutto chi ci appartiene per legame di sangue, coloro che sperimentando in prima persona gli effetti dello Spirito. In realtà sono proprio questi che ci fanno soffrire e dispiacere, così come è stato anche per Maria Giuseppina Norcia. Ecco che le parole di Gesù si compiono in pienezza: nessuno è profeta in patria e nella propria famiglia. Nonostante questo, fratelli, il Signore ci sprona a mantenere viva la fede in colui che tutto può, che qui si è manifestato come vero uomo e vero Dio, per portare a compimento tutto ciò che il Padre ha rivelato a colei che lo ha accolto e lasciato crescere nel suo cuore, divenendo un tutt'uno con la sua volontà ed il suo infinito amore. Non scoraggiamoci mai, ma dobbiamo sentirci sempre spinti, motivati e pronti a trasmettere pace e amore, gioia e sincerità, per far convergere tutti a comprendere la verità, Cristo e la sua vita, per contemplare il volto del Padre che in questa culla ha posto il suo trono. Nessuno qui in questa terra d'amore si sente straniero, ma tutti ci sentiamo a casa, in famiglia, e in questa famiglia noi crediamo con tutto noi stessi in colui che ella ha atteso per tanti anni e che ora ci conduce per poter completare questo itinerario che ci ha condotto su questo santo monte dove sgorga l'acqua della fonte della vita che zampillerà per l'eternità. E così sia. Dio Padre Onnipotente, benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo.